In occasione del 60° anniversario della fondazione del CIEAM, nell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione del campus a Cosimo La Cirignola. Già funzionario della Commissione europea, nell'83 La Cirignola aveva iniziato la carriera al segretariato generale del CIEAM a Parigi. Dal 1987 al 2016 è stato direttore della sede italiana del CIEAM a Valenzano, trasformandola in un polo di eccellenza per l'intera area del Mediterraneo nel campo della ricerca, formazione e cooperazione sui temi dell'agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale. A coronamento di questa intensa attività, nel 2013 era stato nominato segretario generale del CIEAM. Nella sua carriera, La Cirignola è stato anche consulente del ministro dell'agricoltura Alemanno e in seguito del suo successore Paolo De Castro. È stato inoltre presidente della Fiera del Levante dal 2006 al 2010, un uomo delle qualità umane uniche, considerato costruttore di pace, a stroncarlo nel 2018, all'età di 60 anni, una malattia. La cerimonia di intitolazione si è svolta tra diverse testimonianze ed è stata preceduta dal Forum Cooperazione Internazionale e Interventi Umanitari come strumenti di solidarietà, sviluppo e pace, organizzato in collaborazione con il Rotary International, Puglia e Basilicata. Cosimo è stato un cittadino molto particolare e esemplare per il sud dell'Italia, per la Puglia. In senso che era un hombre con un'apertura di spirito e ha fatto di Bari, di questo istituto, un luogo che ognuno conosce nel Mediterraneo. Cosimo La Cirignola era un uomo costruttore di pace, del dialogo, della diplomazia scientifica, dell'inclusione, della collaborazione e della cooperazione.